Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati qui su Expeditions Conquistador. Speravo di fare off camera un po' di... cioè di far riposare il nostro esploratore e rimetterci in sesto, ma ho scoperto che non si può uscire. Non si può temporeggiare, per cui dobbiamo per forza avanzare. Qua mi sa che ci sono altre cose da affrontare. Sull'isola situata in un grande lago in fondo alla valle, raggiungi Tenochtitlan. Anche da lontano riesci già a preannunciare che si tratta di una città incredibilmente ricca, con un bellissimo quartiere di templi le cui piramidi si stagliano orgogliosamente sulla foresta circostante. Mentre ti dirigi con i tuoi uomini verso la lunga strada rialzata di terra che conduce all'isola attraverso il lago, venite intercettati da un grande contingente di guerrieri, guidati da soldati armati fino ai denti che indossano bizzarri costumi da aquile. Questi si avvicinano a te con rispetto, ma con un po' di apprensione. Tra l'altro abbiamo appena preso anche un achievement che è scopri Tenochtitlan. Mantenendo una distanza di sicurezza sufficiente da poter comunicare senza gridare, il guerriero Aquila, vestito in modo più stravagante, si rivolge a te. Figli del sole, benvenuti a Tenochtitlan, il vostro grande Tlatoani Montezuma Xocoyotón vi invita al suo palazzo. Il tuo interprete lascia il titolo di Tlatoani nella traduzione, ma subito dopo aggiunge che si riferisce all'imperatore. Prosegui verso la città. Il gruppo è venuto a darvi il benvenuto, ma in realtà noi stiamo picchiando la città. Si divide in due per consentire il vostro passaggio, per poi ricomporsi. Questo è un bug. Dietro di voi e formare una scorta che vi segue lungo la strada rialzata che conduce all'interno della città. Da vicino la città di Tenochtitlan supera ogni descrizione. È grande tanto quanto qualsiasi altra città europea che tu abbia mai visitato e potrebbe facilmente rivaleggiare con Siviglia o Cordoba in quanto a dimensioni. I palazzi dei templi svettati sono riccamente decorati di blu e rosso, mentre le strade sono gremite di gente che si dispera davanti a voi e osserva il vostro passaggio senza distogliere lo sguardo. I tuoi uomini sono visibilmente meravigliati dalla dimensione e dalla sofisticatezza della città, attraversato un mercato enorme e brulicante di attività, grande probabilmente il doppio del mercato di Siviglia. I componenti della tua spedizione faticano a credere ai loro occhi, osservano a bocca aperta la folla, gli edifici e l'immensa imponenza del tutto. Nel frattempo la tua scorta pennuta apre la strada verso il palazzo più grande e più bello di tutti, accertandosi che nessuno dei tuoi uomini si allontani dal percorso. Quindi niente, questo era un evento se per caso incappavi nella città prima di distruggere tutto. Cioè è rottissimo, non prende in considerazione il fatto che uno possa non arrivare a Tenochtitlan prima di quando distrugge tutto. Ma adesso posso uscire? No. Sovrascrivo il salvataggio qua, almeno non dobbiamo rileggerlo un'altra volta se perché dovessimo fallire di nuovo qualche cosa. Qua non possiamo accamparci, possiamo solo andare qua. Al palazzo dell'imperatore. La guerra non ha risparmiato i palazzi di Tenochtitlan, molti di essi sono già avvolti dalle fiamme. Gli invasori e i saccheggiatori sono entrambi responsabili per la distruzione di questi edifici bellissimi e riccamente decorati. Per le strade infuriano gli scontri, mentre ti rechi al palazzo di Montezuma devi respingere numerosi attacchi improvvisi. Il palazzo di Montezuma è stato trasformato in una fortezza improvvisata, scopo per il quale è chiaramente inadatto. I migliori guerrieri scelti dall'impero azteco si sono trincerati in queste sale. Oh, mannaggia. Provo la diplomazia. Ti avvicini al palazzo con le armi abbassate, senza aver assunto forze di combattimento. Gli aztechi sfoderano precipitosamente le armi e si accovacciano dietro le barricate. Attraverso il tuo traduttore offro una allettante mazzetta alle quattro guardie all'ingresso, affinché depongano le loro armi. Non abbiamo tanti soldi dietro. E ti consentono di passare. Questi rifiutano inizialmente la tua offerta con sdegno, ma tu provvedi a oliare gli ingaggi con parole smilate, costellate di sottili minacce. Dopo una rapida serie di negoziati, viene fuori che il prezzo della loro lealtà è pari a 1.000 preziosi da dividere tra loro. Sfortunatamente non sei in possesso di tale somma. Le opzioni a tua disposizione sono pertanto ridotte poiché hai già scattato il fattore sorpresa, non ti resta che una scelta. Cavolo, non ci ho pensato prima. No, aspettate, attrezzatura. Oh, qua avevo messo dell'equipaggiamento al medico secondario e glielo togliamo. Tutto. Perché lo diamo invece a chi ne ha perso. Ah, qua probabilmente avremo bisogno di Lopez, non lo so. O prendiamo un altro soldato al posto del nostro Quintero che non sta bene. Prendiamo un altro soldato, visto che è più... Non voglio Ruiz. Iruenes. Diamo due cose e... Ah, però mi sa che non è che abbiamo tanto. Ortega e Iruenes sono due. Ah, posso fare serie di livello 1. Facciamo serie di livello Iruenes.
Tenente e le do come possibilità. Che va più in fretta, potrebbe essere buono. Ma provo a fare che ignora l'armatura, vediamo. Metto, eh? E due di caccia se dovesse essere necessario. Posso dare dell'altro equipaggiamento però adesso immagino. No, è al massimo di tutto. Pappero, allora Ortega, i Ruenes sono due, Echeverria sono tre, Velasquez sono quattro, Pintado sono cinque e dobbiamo prendere Ruiz. Però non abbiamo più equipaggiamento da... Allora no, Trevino, togli questo equipaggiamento. Ah no, quello da Quintero dobbiamo togliere. Vai, vai. Ruiz era un bel po' che non ti prendevo più con noi, ma... Adesso dobbiamo prenderti. Uno lo ridiamo a Trevino, così tanto per. E allora prendiamo Ruiz. 1, 2, 3, 4. Pintado e Velasquez. Vai, ci proviamo. Poi magari niente, però. Noi ci abbiamo provato. Ho sbagliato a fare la cosa del... Corrompi. Allora, 12 invece 15 turni. Porca miseria. Dobbiamo di nuovo fare tutto di corsa. E non posso far nulla. Allora, non si vede proprio nulla in questa cosa qua. Niente, facevo che correre fortissimo. Va bene, che tempo di prepararci. Precisione 61, 68, devo sul 68. Adesso è bello che l'ho scoperto. Allora, sarà una bella fregatura di battaglia questa, mi sa che dovrò rifarla più volte. Soprattutto non avendo l'esploratore che è quello che correva di più. Però io so che ho fatto bene a prendere tutti questi soldati perché avremo bisogno di picchiare tanto, 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 tanto e tankare anche parecchio. Allora. Vai. Ma adesso si vede poco comunque. Vai. Ah! Ah, c'è un tizio là comunque, eh.
Aspetta, proviamo ad avanzare qua, vediamo se... No. Mi sa che non posso vederlo mai. Forse da qua? No, c'è l'altro. Capperi! Niente, dobbiamo ricordarci che là ci sono degli aculei. Ma qua sono dappertutto, come cavolo faccio a tirare giù così in fretta? Quindi dobbiamo ricordarci che ai lati di questa pozza qua ci sono gli aculei. Ma tu riesci ad andare là dietro? Sì, e tu anche. Però facciamo così. No, correre va bene, ma mettersi nei guai no. E cosa cazzo? Misclick della morte. Allora, tu vai a curare quest'altro che è messo davvero malissimo. Ma è scemo? Vabbè, meglio per noi. 10 rivici restanti. E abbiamo solo più 13 turni. Ah, se quelli continuano a restare laggiù in fondo, porca d'una miseria. E tra l'altro devo per forza passare di là. No, sono tutti barricati anche là. Non mi conviene andare in là per ora. Allora, intanto tu secca lo sciamano. Tu vai qua. Tu vai qua. Tu corri qua, tu dovresti andare a curare lui se riesci. Se riesci. C'è qualcuno che può spostarsi ancora? Tu vai via. Ah no! Vabbè, meglio così. Mi è mancato di brutto. Tu mettiti qua, tanto il tiro d'opportunità già l'ha fatto. Ho 73%, mi conviene che gli vada addosso. No. Mancato, vabbè. Faccio che avanzare qua. Ok, ce ne sono due là sopra, mi conviene mandarne due dei miei in su, aia. E con tutti gli altri passo di qua. Devo per forza dividermi. 9 nemici e 11 turni. Vai. E poi corri in su. Allora, tu...
No, conviene che va prima l'altro a sparare. Dove è andato il secondo tizio? Era dietro, ok. Allora, spostati un attimo così almeno lui se deve correre può correre. Poi tu vai qua. E spara quello, ok. Tu corri. Tu corri. Medico, riesci a curare qualcuno? Cura il nostro soldatino qua, va. Qui è un veterano e un trappoliere, va bene. Ci proviamo. Aia. Mancato, ok. Ah, su sta dando i ruenes, ok. Molto bene. Chi è che ha avvelenato prende danno? Tutti e due. Buono. Molto buono, devo dire. Cavolo. Però forse l'altro può avanzare di qua. Sì. Vedo tu cura questo, già che ci siamo. Lui non può, lui non può. Lui... Avanza qua. Possiamo mettere una... No. Avessi fatto il giro tutti di là, potevo effettivamente bruciare lui e occuparmi delle trappole, invece no. Allora... I Ruenez corri. Mi immaginavo qualcosa del genere. E qua invece la lanterna posso lanciarla? No. Oh, 7 nemici 10 turni. Quello che mi preoccupa di più sono le barricate. Ah, qua sono 4 asserragliati qua. 2 qua. Euro qua e sono 7 totali. Aia. Possiamo ancora farcela, ma non è detto nulla. Aia. Allora, inizio da qua. No! Ho fatto il giro lungo apposta, porca miseria. Vabbè. Da qua lo prendi? No. Da qua sì, ok. Allora, direi che tu vai qua e qua. Buono. Quello non ci arriva, ma lo metto qua. Vai a curare questo. No, non può sparare sulle barricate.
Mi ha maledetto Iruenes, aia. No, stordito, porca miseria, che quello così non mi va avanti. Allora, seccalo tu. Ok. Tu riesci ad andare a correre? No. Cura l'ho attento, poi dopo non può fare niente. Andiamo qua, tu spostati qua e lui dovrebbe avanzare, ma non può avanzare niente. Avete invece qua sopra uno. Cos'è questo? Ok, e due. Posso dare fuoco a quei due là dietro? Forse no, però qua alla barricata sì. Aia! Aia! Il re spiccate! Resiste ancora un turno, Iroenes, per piacere. Dai. È che il medico ce l'ho sotto. Aspetta, vedi, se tu ti togli e se lui cambia. Ok. Adesso possiamo avanzare. Forse. Cinque dieci sette turni. So che sto a dirlo. Tanto qua lui non passa dall'altro lato, fidato che c'è questa situazione. No, per ora sta andando mediamente bene, però non ottimamente comunque. Abbiamo i Ruenes a terra e mancano solo più 6 turni. Non ci voleva il bloccato. Tu avanza. Allora, 2, 3, 4 e il quinto è là. Sono questi che mi preoccupano di più. Quello laggiù in fondo sarà quello più difficile da tirare giù. Aia, no, stordito.
No! Allora, tu cura lui e poi corri fortissimo avanti. Fortissimo più di così non si può, ma... 4 vice 5 turni, allora questo dovremmo farcela però. Il problema è quel coatle. Ok, sta cedendo. È andato, ok. Io faccio cavalzare qua, spero di non prendere fuoco. Allora. Tu. Vai su di lui. Tu vai qua e spara. Ok. 4 turni rimanenti, allora direi che... Vai qua, allora direi che... Tu medico, vai a picchiare lui. Ottimo. E tu invece avanzi di corsa. Sì. Anzi, tu prenditi pure l'attacco di opportunità, non è un problema. Il problema è se non riusciamo a fare in tempo. 3-4. Non è un problema. Ok, non è un problema. Ok, fuoco si è spento, sembra di sì. Vai qua. Vai qua. Sì, va bene. Ok, ho 3 nemici e 3 turni, è rischiosino, però potremmo ancora farcela. Più che altro appunto il problema è quello laggiù in fondo. Ok, Shabbat non è andato. Tu corri. Cavolo, gli aculei. Ok, tu riesci a muoverti un po', sì. Tu no, tu no, tu no. Aia. Ok, ci è venuto incontro. Meglio. Più o meno meglio. No, è tornato indietro, nulla. Allora, tu riesci a seccarlo? Forse no, o forse sì. Allora, tu avanza nel dubbio. Ok. Ah, tu prima vai a curare lui che a momenti ci lascia le penne. Ok, è andata, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo perso i Ruenez, ma... Oh, ce l'abbiamo fatta. Al primo colpo, tra l'altro, top. Invece che combattere fino al giardino, elimina la resistenza di tutte le stanze del palazzo per accertarti che nessuno possa...
sorprenderti le spalle. Dopo aver dato il segnale di via libera, un gruppo di guerrieri totonachi provvede a mettere a sicuro l'ingresso per consentirti di prepararti ad affrontare Montezuma. I tuoi uomini stanno frugando fra i cadaveri quando Tepictoton raggiunge l'edificio alla testa di un piccolo gruppo di guerrieri giaguaro. Si avvicina a te con un'andatura animata, agitando la mano in aria per attirare la tua attenzione. Julius Pazzetes, Julius! Appoggia una mano leggermente tremante sulla tua spalla. Non riesco a esprimere quanto sia felice di trovarvi qui nel palazzo di Montezuma. Si tratta di un'occasione irripetibile. Avete già trovato l'imperatore? Non ancora, deve essersi rientrato nel suo giardino. Cavolo, dobbiamo picchiarlo ancora? Il giardino, non avrei mai pensato di cercare lì. Allora dobbiamo raggrupparci e affrontarlo. Mi unirò a voi sotto il vostro comando se lo desiderate. L'aiuto potrebbe servirci. Lui osserva i suoi guerrieri e questi rispondono annuendo. I miei guerrieri resteranno qui a guardia dell'ingresso, mentre noi ci occuperemo dell'imperatore. Non ha scampo, perciò vedete di essere preparati prima dell'attacco. Vi aspetterò qui. Tornerò a breve. I nostri migliori artigiani hanno trascorso settimane a fabbricare questi equipaggiamenti nel tentativo di riprodurre le tecniche dei vostri fabbri. Vi prego, prendeteli e utilizzateli per uccidere l'imperatore. Ok, ma posso uscire? Oh no. Mi sa di no. No, non posso comunque uscire. Cavolo. Qua sarà difficile perché abbiamo anche i Ruenes senza. Cioè, i Ruenes scappavano. Dobbiamo far salire. Vabbè, ci pensiamo al prossimo episodio. Intanto vi ringrazio per la visione. Vi auguro una buona giornata. Facciamolo Messico numero 3. Nuovo. Messico 2. Ciao a tutti e buona giornata.